Con il concerto di Patrizia Cirulli è ripartita venerdì sera al Teatro Margherita l'attività concertistica dell'Associazione Culturale Musicarte. La cantautrice milanese ha presentato il suo album Fantasia, interamente dedicato ad Edoardo De Filippo. La Cirulli, dopo il beneplacito della famiglia De Filippo, ha trasformato le poesie dell'autore napoletano in canzoni ed è accompagnata da Renato Caruso alla chitarra, Mattia Boschi al violoncello e Gaetano Cappitta alle percussioni. Il concerto è stato il primo della 31ª stagione concertistica jazz di Musicarte. Qualche anno fa ho pubblicato un altro album dal titolo Mille Baci, in cui avevo musicato poesie di grandi poeti e avevo inserito anche una poesia di Edoardo. E a quei tempi mi diede appunto il benestare Luca De Filippo. E poi purtroppo è mancato e successivamente gli altri eredi mi hanno accordato i permessi per realizzare l'album intero, che avevo nel cassetto da qualche anno, perché queste composizioni sono nate nel 2013. Mentre l'album su Edoardo è stato pubblicato nel 2022 ottobre e quindi li ringrazio profondamente perché senza questa loro approvazione non avrei potuto realizzare questo disco. Ci sono degli innesti anche delle contaminazioni, diciamo così, tra la musica d'autore, anche la musica classica da camera, a volte momenti folk.